Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a vedere la Bari. E mi fa impazzire, mi fa impazzire, mi fa impazzire, mi fa impazzire. I tuoi baci sul collo sono come ferite, tu mi sai fare male, sì, tu mi fai impazzire, ma se non ci sei... Mai avete deciso praticamente di nominare Simeri come, come socio onorario? Sì, allora ti spiego un attimo, è un intreccio di amore praticamente, l'Associazione Marinai di Santo Spirito, che abbiamo a cuore il nostro borgo e quindi lo cerchiamo sempre di salvaguardarlo e portare avanti le tradizioni marinaresche e poi l'amore per il Bari che abbiamo da sempre, quindi quale occasione migliore di quest'anno anche della promozione di onorare un concittadino, perché Simone ormai abita qui da 4 anni, abita proprio qui dietro, quindi era l'occasione giusta per farlo socio onorario. Quando gliel'abbiamo presentato è stato felicissimo e adesso lo vedrete, insomma. Sì, infatti mi ha fatto molto piacere, anche perché io qua, come ho detto prima, abito da 3 anni, quindi è bello avere un riconoscimento del genere, quindi sono molto contento e niente, volevo ringraziare l'associazione per avermi fatto questo presente. Simone, a parte oggi, qual è stato il momento più bello vissuto in questi 4 anni? È stato il campionato di Serie D, diciamo la vittoria a Troina e quest'anno la vittoria a Latina. Per me sono 2 momenti che mi porterò per sempre dietro. Che così magari quando vai in trasferta o quando non puoi venire, puoi venire il mare di Santo Spirito. C'è un piccolo quadretto, insomma, che ti abbiamo regalato del lungomare di Santo Spirito. Bellissimo, grazie. Realizzato con delle pietre, eccolo qua. Qui per celebrare Simone Simeri, mi hanno detto che abita... Anche perché i bambini, questo piccolino Simeri, allora andiamo a vedere Simeri. Domenica sarete al San Nicola, ovviamente. Domenica senz'altro, con i bambini pure. Che valore dà questa promozione? Un grande valore, perché riporta a Bari ai tempi d'oro quando stavamo in Serie A. Siamo andati giù e adesso siamo ritornati su. Qui per celebrare Simone Simeri, il suo quartiere Santo Spirito, diciamo, sì, adottivo di Santo Spirito, lei è di Santo Spirito? Sì, sono di Santo Spirito e sono qui per celebrare Simeri perché l'ho conosciuto al ritorno da Messina, la prima in Serie D, non sapevo chi fosse, siamo fermati per caso all'autogrill, abbiamo trovato la squadra e per me è il simbolo di questa rinascita perché lui e Di Cesare sono gli unici due che sono scesi con noi nell'inferno della, diciamo, a quel significato lì. Per me sì, è il simbolo della rinascita del Bari, dalla D alla B con Simone, ed è un grande calciatore, sono contento che lui è qui legato al territorio e che quindi sta con noi. Posso chiederle che sapore ha per lei questa promozione? È un sapore fantastico, io seguo il Bari da quando avevo 15 anni, ne ho quasi 50 adesso, quindi ho seguito il Bari in trasferta, in casa, vederla sui campetti in Serie D non erano gli stadi di appartenenza. Adesso il minimo che ci aspetta è la B, con calma andiamo anche in Serie A. La cosa più bella è portare i bimbi di nuovo allo stadio. Posso chiederti che sapore ha per te questa Serie B, questa promozione? È bello perché io amo il calcio e amo il Bari. Ovviamente Simone Simeri anche. Sì, anche Simone Simeri. Qui col bandierone per accogliere Simone Simeri. Sì. Tra l'altro abita qui vicino, quindi la vicino, sì, certamente, sì. Che sapore ha per lei questa promozione? È molto bello e speriamo che continuiamo così e cercheremo di stare ancora più vicino come sempre per la nostra Bari. E riconfermerebbe ovviamente Simone Simeri, ripartirebbe da certamente, certamente, lo confermiamo e speriamo che ci danno ancora maggior risultato in modo da portarci sempre più in su e speriamo di arrivare in Serie A. Quello che ci auguriamo tutti quanti. Sono qui con l'ex speaker dello stadio della Vittoria, Vittoria però. Benissimo. Oggi qui per celebrare Simone Simeri, diventerà socio di questa, diciamo, associazione. Lei è di Santo Spirito anche. Associazione dei Marinai, sì, sono di Santo Spirito, sì. Che sapore ha per lei questa promozione in Serie B? Questa promozione, meno male che è venuta quanto prima. Speriamo, diciamo, nella presidenza che possa rimanere e che ci possa portare ad alto livello, come merita il Bari. Noi non siamo una squadra di Serie C, ma siamo una squadra minimo di Serie A, fissa. Massimo Carlucci, presidente dell'associazione Sciannimanico, sì. Che sapore ha per lì questa promozione in Serie B? Beh, è un sapore dolcissimo,
finalmente abbandoniamo questa categoria che veramente ci stava stretta, e devo dire che è una categoria difficile da lasciare. Fortunatamente ci siamo riusciti, anche se al terzo tentativo, ma meglio così. Per questo ho invitato a questa premiazione per Simone Simeri, che è un ragazzo che veramente se lo merita, perché è con noi dalla Serie D, è partito da zero come siamo partiti tutti quanti noi. Fa piacere che dopo 4 anni è ancora qui con noi a festeggiare questa promozione. Sono un grandissimo tifoso del Bar, sono 60 anni tifoso del Bar, questo è l'ultimo perché poi c'è stato il Covid. È la migliore formazione del Bar, non la conoscete, voi non eravate nati, Magnanini, Baccari, Romani, Cappa, Seghedone e Mazzoni, De Robesi, Catalano, Erba, Conti e Cicogna. E oggi però è qui anche per celebrare Simone Simeri. Frattali, Belli, Terranove, Ricci, Cilento, poi Maita, Scavone e Derrico, Botta, centrocampista, Antenucci e Ghedire e Simeri. E Simeri. Simone, a chiudere vogliamo invitare i tifosi domenica prossima appunto a riempire il San Nicola? Certo, assolutamente, perché domenica sarà una bellissima festa e quindi lo vorremmo fare con tutti i tifosi.